Lo studio per me rappresenta il luogo dove veramente, almeno per quanto mi riguarda, ma credo forse possa riguardare tutti gli artisti, l'artista è se stesso veramente, no? Perché è un po' una sorta di caverna dove mi piace molto rifugiarmi, e utilizzo la parola rifugiarmi perché è calzante, cioè nel momento in cui chiudo lo studio quasi sempre rigorosamente a chiave se devo lavorare, entro in un contesto che è propriamente mio. Tutta la mia ricerca, che lo voglia o meno, per quanto a volte tenti anche di fuggirne, ha a che fare col tempo e lo analizzo sotto diversi punti di vista. A volte è il tempo direttamente connesso ai materiali che utilizzo, altre volte è un tempo più, come posso dire, legato alla meditazione, più quindi fisico. L'artista ha sempre una responsabilità, che lui ne sia cosciente o meno. Io, per quanto mi riguarda, non voglio esserne cosciente, nel senso che ho bisogno veramente di essere una tabula rasa, cioè non voglio pressioni, non voglio tempistiche, non voglio responsabilità. Io quando entro qui è un lavoro che faccio prima di tutto con e per me stesso, ed è una cosa a cui non potrei mai rinunciare, sinceramente. Questo esula da tutto, dal mercato, dalle mostre, da tutto quello che può o non può venire. Quindi la responsabilità è prima di tutto verso me stesso. E la responsabilità maggiore è quella di fare un lavoro che sia onesto, che sia logico, razionale e che possa veramente farmi crescere come essere umano. Quindi, dal mio punto di vista, la responsabilità è sempre e solo verso me stesso. Parlo di artisti più giovani di me, ovviamente. Si ha sempre questa sorta di, come posso dire, tendenza al mercato e quindi c'è questa. Uso dei termini un po' forti, ma spero che possano essere colti nella loro essenza. C'è questa sorta di prostituzione intellettuale che a me non piace molto. E quindi a volte vedi veramente questi artisti di 25-30 anni pronti a tutto per fare una mostra, una galleria, no? Qualunque tipo di galleria. Quello che succede è che evaporano, che non possono continuare, non possono durare, tra virgolette, nel senso che il mondo del mercato delle gallerie è molto bello e molto pericoloso allo stesso tempo. E io credo che ci si debba arrivare con molta tranquillità e molta calma, in maniera anche molto organica al lavoro. E quindi per rispondere alla tua domanda sulla differenza fra l'essere e fare l'artista, io credo che il compito principale sia essere artista. E nell'essere artista c'è quindi una sorta di filosofia di vita che ti porta sempre a tornare lì. L'artista non smette mai di lavorare, l'artista lavora anche quando è a cena con gli amici, quando gioca col proprio bambino, nel mio caso, perché tutto porta lì, le idee, tra virgolette, mi vengono quando non sono in studio, quando sono a dormire, quando sono a giocare, quando sono per esempio a correre, io amo molto fare sport, quindi nei momenti in cui dedico ad altro sono momenti in cui lavoro di più e meglio, paradossalmente. Quindi per me non c'è e non deve esserci scissione fra il tempo in studio e il tempo fuori. Il tempo in studio, come dicevo all'inizio, è quella sorta di bagno che hai bisogno di fare di tanto in tanto, no? Cioè della serie, tutti siamo chiusi di tutte queste informazioni, questi stimoli che ti vengono dall'esterno, hai bisogno di portarli in un luogo e canalizzarli. Quello per me è lo studio. Poi intendiamoci, lo si può fare anche in esterno, non c'è niente non ci sono regole fisse. Però dal mio punto di vista lo studio è questo, ecco, il prendere le esperienze esterne e portarle in un punto fisico interno. Ed è il motivo per cui cerco e spero veramente di non fare mai maniera nelle mie opere la relazione con altri artisti. È fondamentale perché ti consente non solo di avere altri punti di vista, che sono fondamentali, ti consente di calarti molto bene nel lavoro di altri artisti, ma, e ci tengo a sottolinearlo, non necessariamente artisti vivi o in vita. Io ho relazioni meravigliose con Tarkovsky, per esempio. Ho relazioni meravigliose con Agnes Martin, un'artista che so, amiamo entrambi. Quindi ecco, le relazioni, è chiaro che quando ci sono anche da un punto di vista umano è tanto meglio, non lo metto in dubbio, ma le relazioni le può avere in maniera anche dialogica con artisti che purtroppo non sono più tra di noi. Il mio lavoro è su questo vano tentativo di controllare qualcosa che è incontrollabile, sempre. Poi ci sono materiali totalmente diversi, appunto in questo caso sono le trasparenze, quindi la carta, se non il rame o anche altre materie più scultoree. In questo caso, per quanto è un lavoro grafico, quindi di totale controllo, sul lavoro con rame c'è veramente la totale assenza di controllo.
Qui c'è un totale assenza di controllo derivata dal tempo. La realizzazione di queste serie è così lunga e dilatata nel tempo. Io mi rendo conto che la trasformazione che è auspicata, voluta e ricercata nei lavori con altri tipi di materiali, qui è il tempo stesso, è il mio cambiamento fisico che lo crea. Ma realmente, ecco qui, ho gli occhiali. Io quando ho cominciato questa serie non avevo gli occhiali. È chiaro che io cambierò come essere umano, non so nemmeno se la finirò, purtroppo, o ahinoi. Quindi è chiaro che si porta dietro un cambiamento fisico, che è quello che è la metamorfosi nel lavoro. Questo lavoro nasce nel 2016, quando io ho scoperto gli studi di questo scienziato britannico, Robin Edwards, che al tempo sta facendo qualcosa che oggi è molto, tra virgolette, normale, non è niente di particolarmente originale. 10 anni fa, o quasi 10 anni fa, era molto, come posso dire, nuovo come tipo di studio. Lui aveva messo insieme gli studi della NASA con gli studi del British Oceanographic Center e aveva creato questa mappatura al millimetro di tutto il pianeta, minuto per minuto. Quindi lui fondamentalmente poteva vedere anche come le maree stavano muovendo in quel momento il terreno. Io ho congelato il tempo in un preciso istante e ho, grazie a lui, fatto 55 sezioni del pianeta, che ricoprono fondamentalmente tutto il globo terracqueo. Ed è detta in maniera molto semplice, anche in maniera più sintetica, semplicemente rimuovendo tutta l'acqua dal pianeta e concentrandomi solo sulla Terra. Io prendo sempre il punto più alto e il punto più basso delle Terre e le divido in 7 livelli. Di questi 7 livelli ne estraggo 4. I 4 livelli visibili si notano dalla differenza di inclinazione dei segni che vado appunto a realizzare tramite questa sorta di meditazione. Che solitamente i battiti del cuore, sennò a volte anche sono anche i respiri, quindi ad ogni respiro, ad ogni battito del cuore, io faccio un segno su queste mappe. Queste mappe quindi sono una sorta di meditazione, di mantra fondamentalmente. Infatti ogni lavoro di questa serie è esercizio, quindi esercizio 1, esercizio 2. Queste sono cartografie organiche, queste sono a tutti gli effetti degli autoritratti. La presenza dell'uomo non è per ovvi motivi contemplata, qui è il pianeta soltanto, è solo la Terra. C'è però presente tramite un uomo, un essere organico, che sono io appunto, che in maniera organica porta dei segni su queste mappe. Non ci sono confini, ma ci sono dei confini mobili, sono appunto, come posso dire, questi 4 livelli di percezione che porto sul pianeta, che non hanno niente a che vedere con i confini degli stati politici, sono però confini più, come posso dire, meditativi e organici. E i 3 livelli bianchi dove sono? Tu hai bisogno del vuoto per vedere qualcosa. Perché se hai la, come posso dire, la totale congestione, la totale pienezza di qualcosa, tu non lo vedi. Un buco nero è la totale densità di un qualcosa che risucchia tutto. Tu hai bisogno del bianco, hai bisogno di un vuoto per vedere il nero e viceversa, ovviamente. Quindi io avevo bisogno di annullare 3 livelli. È ovvio che è stato fatto in maniera personale, cioè non seguo nessuna motivazione tecnica, fisica o concettuale. Sono io, in maniera insindacabile, che ho deciso che questi 3 livelli non sarebbero stati, come posso dire, mostrati. Un artista che adoro alla follia è un architetto, è Tadao Ando. E in Tadao Ando è il vuoto l'architettura, paradossalmente. Non è il cemento, gli elementi che utilizza, è nel vuoto la sua presenza. Quindi figurati, io, il vuoto è essenza, assolutamente. Spazio e tempo, ovviamente, sono veramente la stessa cosa, Al no? momento non ho ancora pensato come li installerò, come li presenterò, quando li presenterò. E qui però si può vedere chiaramente il diverso allineamento no? del segno, no? Come dicevo prima. Sono veramente mappe totalmente astratte, sebbene in questo caso in particolare, se fate attenzione, probabilmente se non ve lo dicessi non si userebbe, ma qui per esempio c'è l'Italia. Quindi questa è l'Italia, questa è la Spagna, questo è il Nord Africa. Quelle che ho fatto 5 anni fa sono diverse. Seppur, cioè, io mi sforzo di fare lo stesso segno, la china è la stessa, il tipo di pennino è lo stesso, ma io sono cambiato.